da tutti, Giorgia, di nuovo. No, allora scusatemi se ritorno sul punto, su come devo andare. Ok, quindi come ci salutiamo? La proviamo, la ratifichiamo, diciamo, martedì? Io comunque la posto all'interno della discussione che in questo momento abbiamo, che è quella della quarta, ditemi voi, oppure se vogliamo creare una discussione specifica. Per me è, diciamo, come percorso coerente, trovo corretto postarla all'interno della quarta. Poi Antonio, rispetto a De Roberto, si è mosso con, creando una discussione specifica, per cui non lo so, ditemi voi come vogliamo muoverci, in modo tale che tutti iniziamo a visionarla, tutti la ratifichiamo, la commentiamo e arriviamo martedì più o meno con una bozza. Penso che siano due proposte che si possono integrare, ma sono poi con due finalità diverse. Esatto. Nel senso che o si creano due gruppi di lavoro, cioè, secondo me, perché cioè, mentre per Piazza Nazionale io avevo inteso fare un'assemblea di quartiere senza logo, capisci? No, quindi fare un discorso partendo dalla petizione, e mentre voi avete sviluppato un lavoro, credo, per il centro storico, no, maggiormente, no, da quello, no, che ho capito. Noi abbiamo sviluppato un lavoro che riguarda tutta la municipalità. Perché la petizione però non riguardava il centro storico. No, cioè, infatti riguardava... ripartendo dalle vecchie petizioni sui parchi della quarta municipalità. Poi, come dire, cioè, se la gente ha firmato per Cavour, Codemigo, Piazza Nazionale... Allora, io ti posso dire che le firme che abbiamo raccolto per Cavour, Poderico... Piazza non so cosa, non mi ricordo, potrebbero non essere utilizzabili, perciò poi alla fine la petizione non fu presentata. Quindi la petizione, per quanto mi riguarda, allora, perché i moduli di raccolta firme, essendo le prime petizioni che venivano fatte, non contenevano un'indicazione dell'oggetto esplicito della petizione, per cui il cittadino andava almeno alcuni dei fogli, per cui o facciamo una scrematura, ci andiamo a controllare tutte le foto. Perché io ho consegnato la qualifica al comune, è andato, no, era lo stesso schema, quindi non abbiamo, è così, nel senso che queste proposte che avete fatto e che sono tutte quante molto 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 utili, secondo noi, secondo me, dovrebbero essere ulteriormente vagliate, e poi la settimana prossima, sempre di martedì, ci diamo appuntamento per decidere definitivamente il testo delle petizioni, come divulgare le stesse, quando e chi fare volantinaggio e convocare le assemblee di quartiere. Quindi sì, abbiamo, scusami, quindi scusami, siamo scusami, ancora nell'ambito, scusami, del mio intervento, non l'ho finito, scusami, moderatore, consentimi, non l'ho finito. Però perché fai? Non l'ho finito l'intervento, non l'ho finito. E infatti vorrei completare l'intervento. Allora, l'idea è quella di, in questo momento abbiamo raccolto tutto nell'ambito di un'unica iniziativa da realizzare, che non fa distinzione tra Piazza Nazionale o centro storico. Abbiamo cercato di mettere insieme un'idea di valorizzazione e riqualificazione di tutte le aree che insistono all'interno della quarta municipalità. Ora la domanda che pongo, e che poi verrà sviluppata in discussione, io posto il documento, la bozza su cui abbiamo lavorato all'interno della discussione della quarta. La domanda che pongo, perché mi pare di aver capito dalla tua considerazione, vogliamo muoverci in modo differente, o quindi creare petizioni differenti, oppure in un'unica posizione raccogliere le firme per tutte le aree della quarta municipalità? No, è una domanda. Scusami, ma quindi tu volevi utilizzare le firme già usate? No, perché per me, a meno che, allora... Cioè erano valide, quindi... Allora, da un'analisi fatta, l'ho fatta io, li facciamola tutti quanti insieme, alcune delle firme... Ma anche questa bozza che avete preparato, che stiamo discutendo, no? E per quello vi sto dicendo, no, allora diamoci un tempo, una settimana, per riorganizzare il lavoro, vedere se sono spendibili le 1000 firme già raccolte, vedere se è possibile, come dire, mettere in un unico contenitore anche quelle firme e partire con delle strade che hanno lo stesso obiettivo, che è quello di riqualificare varie zone della città e contemporaneamente sollevare la città attraverso questo percorso che abbiamo individuato delle assemblee di quartiere, che secondo noi è molto utile. Il lavoro che avete fatto con Alfonso è egregio, però va condiviso. Non lo dobbiamo puoi dire leggere. Perché tu non l'hai letto, perfetto. No, perché mi l'ho di postato, voi. Lo posterò. Mi fido quindi ci lasciamo dicendo che a martedì arriveremo anche con un'analisi
delle non so quante firme furono raccolte, allora, mi pare 700. Dove? Questa invece è una buona cosa. Le 700 firme che furono raccolte. Va bene lo stesso, ma al di là di tutto, sapere se queste firme si possono utilizzare, allora, che sono valide. Allora, mi pare che i ballet siano questi: capire se vogliamo muoverci in un'unica direzione, capire se quello, l'esperienza che è stata già maturata potrà essere, come dire, finalizzata, o se invece dobbiamo raccogliere da capo le firme. A mia memoria, e penso di non essere smentita, la petizione dei parchi gioco non fu presentata perché c'erano delle anomalie nella raccolta firme, cioè non tutte le firme erano state prese su moduli che potevano essere spesi, che potevano essere presentati. Però tu sei partita, che volevi utilizzare quelle... No, io sono partita dicendo ripartiamo da capo, se poi ci sono 100, 200, 300 firme dei parchi gioco che possono essere utilizzate, no, ovviamente lei non ha le utilizziamo. Detto questo. No, io capisco bene, lei non ha detto questo. No, no, io... Ma penso che stiamo parlando tutti la stessa lingua, poi mettiamo i puntini su lei. Dopo Giorgia c'era Carlo. Sì. Carlo. Allora, io volevo praticamente porre all'attenzione relativa al tema specifico del recupero degli spazi aperti attrezzato l'area diciamo adiacente Piazza Caur, che lambisce, cioè praticamente tocca l'intera sanità. Nella sanità si potrebbe intervenire, poiché ci sono gli spazi, parlando per esempio dei Virgini, diciamo l'area che si trova diciamo subito prospiciente la sanità diciamo con i Virgini, poi vi è un'altra area ancora abbandonata, diciamo si trova in uno stato di degrado, che viene subito dopo il ponte della sanità, diciamo. Allora, ascoltiamoci ragazzi, se possiamo arrivare ad una sintesi relativa alla bozza per la petizione dei cittadini relativa al recupero di queste aree, parlando anche di questo quartiere, del quartiere sanità, coniugando gli interventi di ripristino di manutenzione di quell'area anche al ripristino della legalità. Mi ricollego al discorso che fece Gabriele Gatta e anche Gaetano Musella nell'anfiteatro, il quale diciamo si stigmatizzava la necessità di arrivare a ben 10 gazebo in quell'area, nell'area sanità. Allora, con questo documento, con questa petizione, coniugandola con il discorso relativo alla legalità, cerchiamo di fare qualcosa tale che possa suscitare l'interesse dei cittadini su queste due tematiche specifiche, area verde attrezzata e legalità. Grazie Carlo. Tina? Non a caso mi collego proprio al discorso di Carlo. Allora, che partiranno i gazebo proprio in quarantena, e all'inizio è stato un po' dura organizzarsi, c'è stato un po' di scoramento, però alla fine io sono capatosta e lo faremo, anzi, perché spero che collaboreremo tutti. Sicuramente. E la fattibilità concreta del personale della quinta comunità, devo ringraziare Giulio che mi ha materialmente fornito il gazebo, portando il tavolino. Voglio ringraziare Giorgio che penso che già sia andato via con un po' di fortuna. E voglio ringraziare il portatore di Giorgio. E non mi sono state date delle risposte. E Luca mi ha aiutato a capire, a fare chiarezza su
come fare il gazebo, come fare le modalità, insomma, capire un po' come funziona, perché è un po' adesso ci sentiamo. Ci sono sentita con la mia mi sono segnata perché sono un po' smemorata ultimamente, quindi allora il gazebo è importante nella sanità, ha ragione Carlo, mi collego alla tua idea perché è importante la presenza nostra nel quartiere, soprattutto nel periodo di una sanità ultimamente si sente il bisogno di esserci, la presenza nostra è importante. Io questo me ne sono accorta soprattutto a ridosso delle elezioni regionali. Rigore, abbiamo provato a fare il tempo di farne due. Il primo ho notato la diffidenza nei nostri confronti perché siamo stati un po' classificati alla politica in generale. Al secondo caso invece poi c'è stato un avvicinamento della popolazione. Ma anche io! Quante sono quelle problematiche? Si è creato, si è costruito questo dialogo. Tina! Si poteva iniziare a dialogare, quindi è importante al secondo gazebo. Quindi io penso che, non volendo, questi gazebo sono serviti in via sperimentale a capire com'è il territorio abbandonato, che è stato abbandonato anche da me. Dalla terza intendo Movimento 5 Stelle. Quindi riprendiamoci lo spazio, lavoriamoci sopra, io sono pronta. Perché sento la necessità. Voi mi aiuterete, spero. E questo è quanto. Partiremo a ottobre. Il primo giorno, perché ormai da varie cose. E questo è quanto. Volevo informarvi. Noi ci saremo. Grazie, Tina. Ragazzi, un saluto a tutti. Ciao, Totò. Ciao Salvatore. Chi vuole intervenire? Gianni? Gaetano? Chi è? Vincenzo? Roberto? Giuro. Di diritto. Silenzio! Silenzio! Cioè, come tema portante anche alla città metropolitana. Invito a fare una riflessione che ha portato la pubblica. Non è tanto importante capire chi tra di voi abbia o meno delle capacità politiche per essere alternativo a De Magistris. No, non sono l'età. Detto ciò, credo che la cosa importante è che noi dovremmo riflettere all'interno dell'equilibrio della futura città metropolitana in cui il sindaco di Napoli ha un ruolo rilevante, che avranno un enorme peso nel futuro i presidenti delle municipalità, perché i presidenti delle municipalità sono dei mini sindaci che hanno un'equivalenza di controllo del territorio molto maggiore del 90% degli altri sindaci della città metropolitana, ma non solo, perché il futuro sindaco di Napoli non può pensare di governare questa città in assenza di presidenti di municipalità autorevoli, perché nelle municipalità che si gioca il futuro del territorio. Perché si gioca il futuro del territorio delle municipalità? Perché le municipalità dovremmo lottare, ma questo potere oggi attualmente non ha neanche il comune di Napoli. Il flusso dei fondi europei, il rubinetto, lo controlla la regione Campania.
Quindi non è che il Comune di Napoli ha un potere di spesa autonomo che prescinde dal diretto controllato da Comune di Napoli, che sono gli unici soldi disponibili pubblici in Italia in questa fase. Ma noi dovremmo pretendere nel futuro del nostro programma, lo spero, che questo potere non solo ce l'abbia il sindaco, ma che a sua volta lo delega ai presidenti delle municipalità. Perché le municipalità a Napoli sono l'una diversa dalle altre, non delle problematiche l'una diversa dalle altre. La municipalità a Napoli uno ha una diversità di beni comuni, di territorio che è totalmente diversa da quella della 10, della 9, della... e così. Così come è totalmente diversa quella di Pianura e Soccava, cioè sono problematiche sul territorio totalmente diverse. Quindi riflettiamo molto a costruire una squadra che sia fatta anche principalmente di persone autorevoli alla presidenza delle municipalità, perché lì si gioca il futuro della città metropolitana. Saranno i futuri presidenti delle municipalità ad avere peso. Grazie Giuno. Vincenzo. E ti puoi avvicinare, Vincenzo, per piacere, altrimenti non... Solo una domanda, una piccola parentesi. Quanti di voi avete segnalato qualcosa al blog di Grillo? Alzate la mano. Che intendi per segnalazione? Avete segnalato qualsiasi cosa al blog di Grillo? Qualsiasi cosa. Io 3 anni fa. Ma il blog allo staff? Ma lo staff? Uno, quanti di voi avete segnalato sì, allo staff di Grillo? C'è al portale nazionale del movimento. Al portale nazionale del movimento, quanti di voi avete segnalato? Ma di comportamenti scorretti, no, 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 qualsiasi cosa, anche l'assino che vuole. Quanti di voi? Una domanda, me la faccio perché in effetti no. In settimana abbiamo avuto una lettera dallo staff di Grillo dove si diceva che abbiamo usato ovviamente un. Allora io mi domando, com'è possibile che la mattina alle 10 si fa la segnalazione, alle 2 si riceve la lettera? Due pesi, due misure, siamo tutti uguali, uno vale uno, la democrazia è diretta. Se io faccio, io ho fatto a decine di segnalazioni al proprio di lì, non ho mai avuto risposta, a decine, e in particolare nel periodo elettorale, ho fatto a decine di segnalazioni allo staff di Grillo e non ho mai avuto risposta, penso che tutti voi avete avuto la mia stessa esperienza. In settimana è successo che alle 10 è stata fatta una segnalazione allo staff di Grillo, alle 10 è successo il problema. Che noi abbiamo usato il logo del Movimento 5 Stelle, impropriamente. Alle 2, cioè dopo 3 ore, mi è arrivata alle... mi è arrivata una vera diffida, non usarlo più perché sennò... però io mi domando una cosa, quando si Roma in prima pagina c'è scritto attivista del Movimento 5 Stelle bruciata alla condotta, come mai nessuno è intervenuto in quella discussione? Fatemi capire. Come mai nessuno ha detto no, questo non è attivista? Ma che ti hanno scritto in questa lettera? Il contenuto di questa lettera? Il contenuto hanno detto che se noi abbiamo usato il logo del Movimento 5 Stelle, io ho chiarito che l'articolo non l'ho scritto io, non c'è niente della cosa, c'è stato anche Giuno che si è autoaccusato, ha detto lì, e loro comunque hanno fatto questa lettera, nella quale si dice che se io uso un altro lotto del simbolo vengo espulso. Quindi voglio capire, perché poi quando è uscito il Movimento 5 Stelle, attivista del Movimento 5 Stelle, incendiato dalla lotta, nessuno ha detto no, Russo Vincenzo non è attivista del Movimento 5 Stelle. Allora due pesi, due misure sempre. Cioè quando io ci rifondo 13.000 euro, il Movimento non dice niente. Quando mi fanno qualcun altro, lui ha cercato di proteggermi, perché lui scrivendo quell'articolo a nome del Movimento Pianura, non ha fatto altro che tutelare la mia persona. Io stasera ne avrei un'altra da denunciare, proprio per i diversamente abili. La polizia di Pianura e il comando l'hanno spostato, l'ho segnalato già a Gennaro, già a dell'Aversano, Giorgio, che è andata via, hanno fatto una cosa assurda. Cioè, la discesa dei, come si dice, dei disabili, cioè lo scivolo, chiuso per tutelare la loro incolumità. Stasera hanno fatto di peggio. L'altro scivolo dall'altro lato, pensare che in questo spazio ci sta la posta, ci sta la polizia, ci sta il municipio, ci sta tutto, praticamente ora i disabili in quel posto non ci possono accedere più, perché dall'altro lato, e domani vi mando le foto, le farò stasera, domani ve le mando, perché le devo fare di nascosto, perché io ho paura. Siamo nella polizia, hanno spostato il posto di polizia e loro hanno transennato con delle transenne lo scivolo dei disabili. Stasera hanno fatto di più, da un lato ci sono le transenne, dall'altro lato ci hanno proprio conficcato i paletti a terra incementati.
Quindi la poveretta della signora che deve andare a prendere la pensione con la carrozzella non ci può arrivare. E io non posso denunciare perché già mi hanno incendiato una roba, già mi minacciano continuamente. E non posso dire che sono in Movimento 5 Stelle, non posso dire che non c'ho nessuno che mi tutela alle spalle. Come faccio a denunciare? Mi devo stare zitto, mi sono stato zitto. Non lo posso dire perché sennò viene spinto. Quello contento di loro fare solo. Non lo userò più. Però per dire alla riunione che io stasera sono stato testimone di un fatto schifoso, perché domani farò le foto e le posterò dappertutto, e io non posso denunciarlo. Ho paura di denunciare perché non c'ho nessuno alle spalle che mi tutela. Questa è la pure via Giustiniano, comunque ci sta questo fatto. Grazie. La polizia abbiamo il posto di polizia ha fatto questo. Dite, ma che intendi per tutelare? Allora, per tutelare che intendi? Protetto da un cittadino come lui se ti ha fatto una camorra, una denuncia. Ma che cosa? Non c'è, allora, non ci abbiamo il parlamentare in questo momento. Ecco, c'è bisogno di un parlamentare che tuteli la denuncia. Sì, 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 in questo momento c'è. Grazie. Pino, no, solo una cosa, riguardo la cosa che diceva Vincenzo, solo un suggerimento. Potresti coinvolgere le nostre istituzioni, il consigliere regionale o il parlamentare. È lui che ha la cosa di che può usare. Lo coinvolgi e in quel caso tu stai a posto, è corretto. Questo voglio dire, questa è l'interpretazione. Non ti puoi andare da loro. Io sto da tu pigli uno di loro e coinvolgilo e loro si prendono loro la responsabilità di fare la denuncia, la stampa, la conferenza e tutto. In questo modo tu stai a posto, il grillo non dirà più niente perché sono loro che si devono coinvolgere. È un territorio molto particolare, se non lo ci dovesse quasi chiusi, tra i nostri non sono d'accordo con te, amici, sotto un sono coinvolto. Dove c'era? Il presidente del Consiglio. E c'era praticamente di qua, la spinghi, eccetera, eccetera. Cioè, ma dove si insegna la legalità? A scuola. E voi volete sapere che sono finita la scuola di hanno fatto l'accesso scusa, abusivo, hanno fatto, io sono geometra, quindi so bene, tu per avere una costruzione devi fare 8 metri cubi di cespuzzo e 8 metri cubi di verde. Allora che cosa hanno fatto? Hanno preso 3.000 metri quadrati di giardino, zona verde, e l'hanno fatta diventare parcheggio alto. Ok, facendo addirittura un passo carraio su una strada ad alta percorribilità praticamente, completamente illegale. Non c'era nessuna concessione, non c'era nessuna impresa, ditta, geometra, collaudatore, niente. E noi insegniamo la legalità a scuola, con il prestito che fa l'illegalità, ma fatemi capire, se io voglio denunciare le cose domani mattina a Pianura, devo prendere tutta la procura, me la porto con me. Allora forse può darsi che risolviamo qualcosa a Pianura, forse. Bene, Giuno voleva intervenire. Allora, io, dice lui, mi sono autoaccusato. Farò un po' pesante, ho soltanto chiarito un aspetto con il quale con Vincenzo Lisse, Roberto Iunta discutiamo a lungo tempo. Allora, non è il problema dell'utilizzo dello scudo del Movimento 5 Stelle in termini elettorali. Lo scudo di un movimento politico è uno scudo in rapporto ai cittadini che si mettono in prima linea denunciando degli avvenimenti, dei fatti di cui sono a conoscenza. E che sono ovviamente passibili di ritorsioni che possono essere di carattere legale e di carattere anche fisico nei casi estremi. Tant'è che io ho sollevato con Roberto Ionta da lungo tempo, ne stiamo lavorando, così come già ne avevo discusso con Luca Capriello, che anche lui è avvocato penalista, con vecchio avvocato amministrativo. Io credo che sia urgente che il Movimento 5 Stelle si doti anche di un ufficio legale di tutela dei cittadini, perché signori cari, se io mi becco uno di voi si becca una querela, si becca una denuncia per diffamazione, ma voi sapete i costi a cui andate incontro
in termini di studi legali tra avvocato amministrativista, penalista, civilista e chi più ne ha più ne metta. Ovviamente questo discorso che si crea uno studio legale di avvocati associati a tutela dei cittadini è un discorso che dobbiamo dibattere tra di noi, perché è urgente, perché se no alla fine l'onestà non tornerà mai di moda. Io non mi esporrò mai ad una ritorsione. Vi faccio un esempio: sapete che è arrivata in Regione Campania una circolare dell'ANAC di Cantone nel quale esorta i dipendenti regionali a denunciare gli illeciti a cui sono a conoscenza? Mi dite quale fesso del 90% che ha conoscenza di illeciti andrà a denunciare? Perché chi andrà a denunciare sa bene che nel momento in cui ha denunciato avrà contro l'amministrazione e avrà contro il sindacato, per cui si troverà a culo a terra. Quindi io credo che l'urgenza della costituzione di un ufficio legale a tutela dei cittadini con avvocati, non so se Luca o altri vorranno volontariamente prestarsi, io credo che sia un'urgenza per tutti quanti noi. Io se sono querelato devo sapere che posso chiamare Luca non in quanto amico ma in quanto legale autorizzato dal movimento a dire: Giuno, vieni mai a spiegare che cosa è accaduto e che cosa quindi possiamo fare. Voglio aggiungere solo una cosa. Sì.